Buongiorno a tutti, comincia la lezione, comincia questo workshop dedicato all'educazione immersiva con una piccola premessa che riguarda appunto il contesto attuale che conosciamo bene, che ha accelerato assolutamente l'adozione di soluzioni digitali nella didattica, chiaramente connesse alla didattica a distanza, la DAD. L'adozione è stata massiccia, senza precedenti, costretta dalla pandemia, quindi è stato un contesto assolutamente inedito il 2020, che ha costretto i docenti a uno sforzo enorme per l'utilizzo di questi strumenti, soprattutto la videocomunicazione, per riconnettersi con gli studenti e praticare soluzioni didattiche. Con più o meno successo, ovviamente, perché le problematiche sono state complesse, sia di carattere tecnico, la disponibilità della rete, della connessione dei device, sia dal punto di vista operativo, perché effettivamente chiaramente la ricomposizione di una situazione come quella della scuola, della classe, o meglio, non è così pratica. Io, dalla mia esperienza, diciamo, come docente all'Accademia di Brera, posso dire che io e anche gli altri docenti abbiamo cercato in qualche modo di interpretare questo nuovo contesto, cercando di diminuirne i limiti e in qualche modo coglierne le opportunità. Questa è la sostanza. E quindi quello che abbiamo cercato di fare in particolare è fare alcune sperimentazioni dell'utilizzo della didattica immersiva, della tecnologia immersiva nelle lezioni a distanza. Cosa abbastanza acrobatica, in quanto abbiamo messo insieme già il salto verso la didattica a distanza, e adesso abbiamo aggiunto la volontà di provare a modificare questa pratica solo video della didattica a distanza. Aggiungendo altri linguaggi, e in particolare il linguaggio della realtà virtuale, che in qualche modo è riconducibile alle tecnologie immersive. Adesso magari attivo una presentazione che vediamo se è presente. Ecco. Sì. Purtroppo non riesco a utilizzare il PowerPoint nel momento in cui sto utilizzando la chat. Aspetta, gestisci presentazione. Ricaricare. Ah, gestire questa cosa. Voi adesso, Valtiero, si vede il mio monitor? Valtiero, mi senti? Allora, facciamo così, mando io le slide e tu parli, perché mi sa che in Sì, no, questo sistema è un po' infatti, complesso. in questa soluzione ha qualche problema. Tu prova a vedere se riesci a mandare tu a questo punto le slide. Gestisci la presentazione? Eccola Ecco, qua. si vede. Guarda se Va riesci ad andare bene. full screen. No, no, vai così, va bene così. Allora. Dicevamo, cosa sono le lezioni immersive a distanza? Allora, se guardiamo la seconda slide, c'è una presentazione di quello che sono le tecnologie immersive. La metafora dominante è la realtà virtuale. I visori di realtà virtuale, che sono di diversa natura, in questo caso noi proponiamo dei visori low cost, ovviamente per farli a distanza, perché non possiamo pretendere che i ragazzi abbiano a disposizione delle tecnologie costose, complesse. Questo oggetto che costa pochi euro ti permette di trasformare lo smartphone, quindi lo puoi inserire all'interno del device, eccolo qua, e trasformare lo smartphone in un visore di realtà virtuale. Quindi praticamente poi guardandolo in queste due lenti posso gestire delle esperienze limitate ovviamente, ma comunque interessanti a distanza. Cioè, in pratica, se noi rivediamo la presentazione, tu la stai, Gualtiera? Eccola.
possiamo sperimentare una serie di soluzioni. Va detto però che in realtà per tecnologie immersive si hanno diversi utilizzi. Possono essere anche praticabili in classe delle aule immersive che sviluppano il contenuto a 360 gradi nell'ambiente didattico. Ci sono altri occhiali ancora acerbi, ma che arriveranno, di realtà aumentata, semitrasparenti, che permettono di aggiungere dei contenuti sulla visione normale. Poi abbiamo la possibilità di fare proiezioni anche nell'ambiente e possiamo definire immersivi, nel momento in cui hanno il software adeguato, anche dei tablet o altre tecnologie che utilizziamo in qualche modo in forma verticale attorno a noi. Quindi è uno spettro abbastanza complesso, questo di questa tecnologia che, se vediamo l'altra slide, sta procedendo, con una caratteristica però di fondo, che questo tipo di esperienza si distingue da tutte quelle precedenti che in qualche modo noi abbiamo storicamente presenti. Cioè, noi siamo abituati a vedere un contenuto visivo in un riquadro. Questo dalla pittura, la fotografia, il cinema, la televisione, il computer, lo smartphone, tutte queste tecnologie, compreso il libro, in realtà riquadrano il contenuto in un quadrato, in un rettangolo, che posso controllare visivamente. La realtà virtuale ci introduce in una sfera. Cioè, in pratica, io vedo attorno a me e praticamente fruisco il contenuto come nella realtà. E questo è un po' il salto il salto assoluto di evolutivo. E per fare ciò occorrono dei contenuti nuovi. Allora, possiamo dire, guardando la slide successiva, che il web sta procedendo in questa direzione. Cioè, mentre noi siamo abituati oggi a un web che è fatto di pagine bidimensionali, piatte, ci sono segnali in cui si comincia a realizzare un web immersivo, cioè un web tridimensionale, un web in cui io posso entrare, posso camminare, posso toccare le cose. Questo web, che noi chiamiamo web 3.0, si sta muovendo anche grazie proprio alle prime esperienze di realtà virtuale che in qualche modo introducono nel digitale questo approccio appunto immersivo. Quindi anche il web, anche internet, sta cominciando a produrre contenuti immersivi che possono essere ovviamente utilizzati in chiave didattica. Possiamo procedere un attimo? Allora, come si fanno le lezioni immersive a distanza? Come cosa che io ho sperimentato soprattutto l'anno scorso, o meglio, in realtà nel semestre precedente, durante Covid, praticamente noi ipotizziamo di utilizzare sia il PC che lo smartphone. Ok? Lo smartphone è un po' la tecnologia più diffusa in questo momento in qualche modo ci permette di abilitare dei contenuti che siano appunto virtuali. Questo è certamente una cosa estremamente interessante, perché è fruibile un po' da tutti gli studenti. Cioè, tutti gli studenti hanno uno smartphone, normalmente uno smartphone anche abbastanza recente, quindi è un tipo di approccio sostenibile nella situazione tecnologica attuale. Non devi dotare di nuove tecnologie gli studenti, gli chiedi solo di acquistare per pochi euro questo visualizzatore in cartone o anche semplicemente lo smartphone in quanto tale, permette di fare esperienze immersive e interattive. Perché dobbiamo dire una cosa, chiaro che questo tipo di mondo è come se fosse una stanza in cui entrano sia il docente che gli studenti e interagiscono tra loro. Possiamo procedere un attimo con la presentazione e spieghiamo in quali modalità vengono utilizzate queste lezioni immersive. Allora,
abbiamo sostanzialmente due tipologie di modalità. Una tipologia tradizionale, che è l'utilizzo di questi ambienti immersivi navigabili in modo frontale su PC, con il docente che fa la lezione e gli studenti che ascoltano, la classica lezione in classe, con una LIM. In questo caso sostituisco la LIM con internet. Ok? Quindi, però internet a questo punto diventa uno strumento interattivo in cui il docente prende il controllo dell'ambiente e conduce i ragazzi all'interno dell'ambiente. Questa è la prima modalità, è una modalità abbastanza tradizionale che semplicemente sfrutta internet come ambiente interattivo navigabile, che a questo punto è il docente diventa il cicerone che conduce gli studenti in questi ambienti virtuali. Una seconda modalità che possiamo vedere questa è proprio quella classica, in cui, per esempio, qui vediamo una città ideale, è una lezione di storia dell'arte in cui praticamente entriamo nella città ideale cosiddetta di Piero della Francesca, che in realtà è di Laurana, ma comunque in cui posso effettivamente visivamente esplorare questa scena dipinta ricostruita in 3D per capirne la struttura. Il docente prende il controllo e conduce gli studenti guidandoli e sviluppando la lezione a questo punto in un ambiente virtuale. Sostanzialmente è come se noi facessimo la lezione non in classe, ma nel Foro Romano, fisicamente, oppure in una cattedrale. Come se fossimo fuori dalla scuola, uscissimo dalla classe e andassimo insieme a visitare un ambiente virtuale. Un'altra modalità parallela a questa è quella dell'uso individuale, e noi normalmente lo utilizziamo in forma alternata, cioè il grosso della lezione, che è più semplice ed è più classico, viene guidato dal docente, che è un cicerone virtuale che conduce gli studenti all'interno dell'ambiente. Mentre in questo caso chiediamo agli studenti di caricare invece l'applicazione e in questo modo, diciamo, chiediamo di navigare all'interno dello smartphone. In questo caso cosa succede? Adesso magari ve lo faccio vedere tramite lo smartphone, non nel visore di realtà virtuale, perché chiaramente non credo che voi abbiate in questo momento un visore di realtà virtuale, però vi faccio vedere sostanzialmente il concetto di fondo di questa cosa. Per esempio, io posso entrare all'interno di un ambiente e navigarlo. Quindi, adesso vedete, in questo caso, non so se riuscite a vedere la ecco, come vedete, io sono all'interno di un ambiente, mi posso muovere in questo ambiente, ok, e posso navigare. Se io avessi appunto abilitato il visore, quello che faccio con le dita lo faccio con gli occhi, cioè basta che fisso questa freccia, per esempio, non so se la vedete, la riconoscete, c'è una freccia che si muove, la fisso con gli occhi e mi sposto all'interno di questa sala e quindi esploro questa biblioteca, per esempio, che è ricca di contenuti, e posso addirittura esplorare l'interno delle varie stanze e consultare dei libri. Ecco, oppure anche avere dei contenuti particolari, come ad esempio uno schema, qui siamo di fronte a Dante, uno schema della Divina Commedia con anche la recitazione di Dante. Quindi sostanzialmente lo smartphone diventa uno Stargate, cioè diventa uno strumento per entrare in mondi virtuali, esplorarli e insieme costruire esperienze, in qualche modo dei viaggi nella conoscenza. Questa è un po' la modalità che stiamo ipotizzando
e stiamo sperimentando. È chiaro che è una modalità che si può usare a distanza, ma si può usare anche in laboratori di realtà virtuale abilitati nelle classi. Quello che conta chiaramente è avere dei contenuti che siano facili da usare e adatti agli utilizzi didattici. È ancora abbastanza presto, anche a livello internazionale le esperienze sono limitate, però ci sono alcune case history significative per lo sviluppo di queste esperienze immersive. Perché facciamo queste esperienze immersive? Magari tu, Gualtiero, vuoi continuare sull'aspetto, diciamo, più teorico? Io chiederei se puoi rispondere a qualche domanda che leggo. A parte, si potrà avere la presentazione, immagino di sì, attraverso Impara Digitale. Una domanda che dicono è strategie didattiche per fare storia dell'arte ai ragazzi delle medie. Magari si potrebbe fare vedere come fare il tour virtuale di una basilica o qualcosa di questo genere? Sì, magari proviamo a vedere. Ne discutevo proprio l'altra sera con un docente di storia dell'arte dell'Università di Pavia, che anche lui gli piacerebbe in qualche modo organizzare le visite, in questo caso si parla di arte medievale, all'interno di una cattedrale. Con lui realizzammo questa applicazione. Se tu puoi vedere, fai vedere magari Gualtiero, condividi lo schermo e fai vedere l'applicazione di Vercelli, in cui abbiamo praticamente ricreato in virtuale la Basilica di Vercelli. Come abbiamo fatto? L'abbiamo fatto mediante fotografie a 360 gradi, che qui vediamo, ok? Tu riesci a... Eccola qua. Abbiamo di fronte a noi una basilica che ci permette di fare una visita all'interno, appunto, di questo edificio, e vedete che ci sono degli hotspot sugli vari componenti degli edifici, che cliccandoli praticamente aprono delle audioguide che descrivono i singoli componenti. Quindi, grazie a questo strumento, il docente può fare delle visite all'interno di questo edificio. Un aspetto interessante, per esempio, è che questo è uno dei primi edifici che introducono il gotico in Italia, ma è ancora mezzo romanico. In questa rappresentazione virtuale identifichiamo le parti in blu gotiche, le parti in verdi romaniche, quindi riusciamo a riconoscere anche meglio che essendo sul posto le varie componenti stilistiche dell'edificio. Ovviamente questo tipo di soluzione può essere usata a distanza, quindi come stiamo facendo adesso, anche con dei visori che gli permette ai ragazzi, insieme al docente, di fare questo viaggio all'interno della cattedrale di Vercelli, ma anche in classe e anche nella cattedrale stessa, grazie alla realtà aumentata, cioè nella cattedrale stessa, in cui i ragazzi magari si trovano molto, diciamo, sperduti di fronte a questa ricchezza iconografica, abbiamo la possibilità di cliccare sul nostro smartphone o sul nostro visore, che ci dà una chiave di lettura, una specie di audioguida immersiva all'interno della cattedrale di Vercelli. Quindi questo è in qualche modo uno degli esempi per praticare la didattica a distanza. Una mia studente che si sta laureando in realtà in storia dell'arte ha praticato una ricerca proprio pedagogica sull'utilizzo di varie esperienze di questo tipo applicata alla storia dell'arte, e la tesi sarà pubblicata il 10 dicembre, e mi sembra molto interessante perché effettivamente in qualche modo coinvolge molto di più i ragazzi all'interno del mondo artistico rispetto a ovviamente un normale libro. C'è una vera e propria esperienza immersiva dell'opera d'arte. Ci sono altre domande? No, non vedo altre domande. Se vogliamo possiamo passare a una fase successiva della presentazione. E vorremmo introdurre quelli che sono gli elementi psicologici e pedagogici della realtà virtuale. Partiamo da una prima indicazione. Lo sviluppo cognitivo avviene ovviamente attraverso i canali sensoriali, e in particolare
C'è un effetto crescente, cioè se, prima si usa il canale sensoriale 1, per esempio la vista, l'udito, oppure il canale multisensoriale, quindi vista e udito insieme, e il canale invece multisensoriale e interattivo, è il più elevato, e comprende sia il senso che anche l'azione. Ebbene, la realtà virtuale appartiene a questo terzo livello di canale sensoriale per lo sviluppo cognitivo, ed è questo il motivo per cui ha una particolare efficacia. Quindi offre una stimolazione multisensoriale con un elevato realismo, quindi con un controllo anche degli stimoli forniti, cioè guardo in un luogo, seleziono un oggetto, avviene un evento, e quindi c'è un livello sempre più alto di difficoltà e di coinvolgimento. Direi che il coinvolgimento è una delle parole chiave che magari è un po' difficile ottenere nella didattica a distanza, mentre invece con l'immersività abbiamo notato che c'è un notevole riscontro. La realtà virtuale ci fa percepire il virtuale come reale, in realtà attiva la corteccia motoria come fanno le esperienze reali, cioè in qualche modo il cervello si adatta immediatamente e percepisce la realtà virtuale come reale. Questa è una citazione della professoressa di psichiatria dell'Università di Padova, Teresa Farroni, che ha fatto studi e sperimentazioni sul campo in questo ambito. Un altro aspetto importante è la telepresenza. Cioè possiamo avere una percezione della presenza, quindi non solo della vista, vedo un libro, vedo un'opera, ma addirittura sono presente in un altro luogo. Quindi questo è un aspetto molto importante perché coinvolge altri aspetti della sensorialità, non solo la vista e l'udito, ma anche il sistema vestibolare, cioè l'equilibrio, la propriocezione dell'estensione del proprio corpo. Io posso avere le vertigini, per dire, in realtà virtuale, cosa che non posso avere guardando la televisione, per esempio, e ho una percezione anche dell'estensione spaziale, quindi è un'esperienza molto più, come dire, carica di impatti psichici e quindi anche cognitivi. In realtà, in qualche modo, si può dire che la realtà virtuale ci inganna il cervello, cioè ci fa credere di star vivendo un'esperienza reale quando in realtà la stiamo vivendo virtuale. L'effetto però di questa esperienza è poi l'effetto dei simulatori. È come quando un pilota fa simulazione di volo, impara le situazioni estreme e anche di pericolo che potrà incontrare nella sua esistenza, e queste esperienze virtuali vengono trasferite nel comportamento quotidiano. Nel suo caso imparerà a volare un aereo da caccia, noi possiamo imparare a affrontare molte situazioni che abbiamo vissuto virtualmente e però possiamo in qualche modo riprodurre anche nella realtà. C'è un altro aspetto: la realtà virtuale esercita uno stimolo. Quindi ci sono due stimoli, quelli endogeni, che sono io a promuovere, e quelli esogeni, quelli esterni. È chiaro che quelli esogeni, che mi sono forniti dall'ambiente, sono quelli che fanno fare nuove esperienze, evidentemente. La realtà virtuale è un impulso esogeno, ma è un impulso che possiamo creare potenzialmente e quindi possiamo finalizzare al apprendimento. Possiamo gestire stimolazioni controllate e sequenze graduali anche di questi corsi in realtà virtuale. Quindi questa è la potenzialità, diciamo, in campo psicologico che viene offerta dalla realtà virtuale. Il cervello quindi elabora queste informazioni vissute anche nel contesto virtuale. Prima sente emozioni, percepisce stimoli, poi apprende agendo, e lo fa perché la realtà virtuale è interattiva in sé. Io, se resto fermo, non percepisco nulla della realtà virtuale, devo muovermi, devo esplorare. Ciò facilita anche la memorizzazione delle informazioni multisensoriali e lo stimolo di nuove idee. Questo è un breve percorso nei concetti base a livello psicopedagogico che sono alla base della realtà virtuale. Vedremo poi dopo anche quali sono i rischi e quali sono le misure con cui dobbiamo affrontare questo strumento che è estremamente potente. Passiamo quindi ad analizzare degli strumenti per la didattica immersiva a distanza, e passerei di nuovo la parola a mio fratello Roberto. Eccoci qua. Allora, come si fanno a produrre in classe contenuti
immersivi. È sempre impossibile, nel senso che siamo di fronte a un contesto un po' marziano, ma in realtà non è così difficile, neppure così costoso. E soprattutto se si punta a sviluppare delle fotografie a 360 gradi. In questo caso è possibile utilizzare degli strumenti come questa videocamera, che praticamente ha due camere in realtà, da una parte e dall'altra, e permette di fare una ripresa a 360 gradi. Quindi praticamente noi possiamo andare dentro un edificio, collocare questa camera su un cavalletto e riprendere ad esempio questo edificio, e quindi in qualche modo scattare una fotografia che riprende tutto l'ambiente. O anche un video, o anche riprendere un video, riprendere ad esempio una lezione all'interno di una cattedrale. Questa lezione può poi essere pubblicata, se è un video per esempio, già facilmente su YouTube. Basta che il video a 360 gradi abbia all'interno dei metadati, si applicano veramente con una facilità assoluta, basta trascinare il file su un piccolo programma, e questo video a 360 gradi, che può essere la visita virtuale al Foro Romano, quindi tipicamente nelle gite scolastiche, ad esempio, si va a vedere qualcosa di interessante, il docente, oppure una guida turistica, oppure un esperto, un ingegnere, parla, noi lo riprendiamo, lui spiega l'ambiente e il resoconto di questa visita diventa un video che possiamo pubblicare su YouTube e diventa a tutti gli effetti una lezione a 360 gradi che poi possiamo fruire mediante i visori. Quindi non è così impraticabile la possibilità di sviluppare queste soluzioni. Chiaramente occorrono dei corsi, occorrono delle guide, occorrono anche degli strumenti che siano in qualche modo disponibili da parte degli docenti. Ovviamente c'è un altro concetto, io adesso qui ho ipotizzato di produrre dei contenuti, cosa che le scuole normalmente non fanno. Ma è interessante, siccome stamattina si parlava di creatività, anche cominciare a pensare che le scuole producano i contenuti. Spesso li producono in realtà, produrre contenuti immersivi è molto stimolante, perché i ragazzi entrano in qualche modo veramente nel secolo digitale, cominciano davvero a utilizzare gli strumenti digitali per produrre qualcosa, non solo per fruire dei contenuti o peggio, per intrattenersi, perché poi il problema di fondo è che noi vediamo questi nativi digitali che sono dei grandi utenti dei device, ma poi li usano spesso per fare ben poco, no? Per chattare, per contattare. Invece quello che conta oggi è capire che lo strumento digitale è uno strumento anche di produzione, di creazione, di creatività, e poi uno strumento di studio. Quindi, da una parte produrre contenuti digitali immersivi, dall'altra cominciare a utilizzare i contenuti immersivi che ci sono in rete. Anche per questo noi stiamo lavorando su una guida per i docenti che orienti in qualche modo tutte le scuole a cominciare a far uso di queste soluzioni tecnologiche e di questi contenuti che sono disponibili in rete, ma che chiaramente occorre selezionare e in qualche modo adattare all'uso didattico. Belchiero? Vuoi magari procedere? Allora, vado avanti io a questo punto. Laboratori didattici. Quindi l'idea è costruire dei laboratori didattici immersivi che ci permettano di produrre contenuti, fruire e produrre contenuti. Quindi, da una parte, dicevamo prima, noi vogliamo sviluppare una piattaforma facile da utilizzare da parte di tutti i docenti, che ci permetta veramente di far diventare le classi stesse autori di contenuti e quindi di abituarsi a un approccio proattivo e creativo nei confronti di queste tecnologie. Dall'altro, ovviamente, metteremo a disposizione un repository di contenuti che invece siano fruibili come i contenuti
curricolare. In questo caso, per esempio, poi magari non lo farei vedere in questo momento perché non abbiamo molto tempo, però qui ci sono tutta una serie di contenuti presi in rete da vari editori, dalla BBC a National Geographic a New York Times, che noi stessi, che in qualche modo sono adatti a varie discipline. Abbiamo uno squalo martello estremamente importante, che ci permette di navigare. Se vuoi magari provare ad aprirlo, Gualtiero, ecco, qui magari vai full screen. Ecco, in questo caso, come vedete, è un contenuto su YouTube, però è un contenuto a 360 gradi. Si vede da quella icona in alto a sinistra, vedete che sta in questo momento navigando. Se noi mettiamo il casco, ci sembra davvero di essere in mezzo agli squali. Quindi questo tipo di lezione acquisisce un impatto e in qualche modo anche un coinvolgimento da parte degli studenti decisamente adrenalinico. Cioè abbiamo la possibilità di sviluppare delle lezioni che sono davvero coinvolgenti. Magari tornando indietro, vediamone una, per esempio, ecco, un altro tema, facciamo la seconda sui rifugiati. Questa penso che fosse del New York Times, se ben ricordo, ed è un video che presenta delle case history di ragazzi che stanno vivendo la loro esperienza da rifugiati. E quindi il dramma di queste situazioni esistenziali proposte in prima persona ai nostri ragazzi, come se noi diventassimo in questo modo displaced e quindi fossimo, vivessimo in questi contesti, anche per chiaramente cominciare a fare un'educazione civica immersiva, in cui l'esperienza fa capire certe situazioni nel mondo che magari nel nostro contesto non sono così comprensibili. Ok? Questo è un altro un esempio interessante di applicazione nel campo dell'educazione civica. Però, tornando a altre semplificazioni, possiamo vedere, per esempio, la pittura Il sogno di Dalì. In questo caso è una lezione interessante in quanto ricostruisce in virtuale un dipinto, anzi, una serie di dipinti di Salvador Dalì. Quindi noi, entrando in questa dimensione, possiamo praticamente in qualche modo vivere l'esperienza del nostro grande artista novecentesco, particolarmente adatto alla realtà virtuale, perché se voi ci pensate, il surrealismo in qualche modo crea mondi virtuali. Quindi da questo punto di vista la nostra case history è estremamente efficace. Adesso, eccolo qua. Se vai full screen magari possiamo vedere, ecco, vediamo che entriamo nel quadro. È un quadro in realtà che viene scomposto e ricostruito in 3D. In questo caso si parlava prima di lezioni di storia dell'arte, con questi occhiali si entra davvero nel mondo di Dalì. Ovviamente è un'interpretazione del mondo di Dalì, è una sua ricreazione, però a 360 gradi, cioè come se si entrasse in un quadro e si navigasse all'interno di questo mondo. Quindi è una assoluta spettacolarizzazione dell'opera di Dalì, che però è anche interessante dal punto di vista interpretativo, nel senso che effettivamente Dalì costruisce dei mondi, costruisce i mondi con anche delle coordinate di materiali, di luci, di simboli. Grazie alla realtà virtuale è possibile ipotizzarne una fruizione diversa che allarga anche il target e la rende assolutamente più coinvolgente. Qui entriamo all'interno di queste torri, lui ha un percorso in questo caso guidato, ci può anche mettere una voce narrante o il docente, come io in questo momento che sto raccontando questo percorso. Vedete, mi giro da tutte le parti, esco e dall'altra parte vedo un altro quadro, e sono questi straordinari elefanti con queste ali da insetto, che sono una delle icone più potenti di questo artista surrealista. Ci avviciniamo finché potremo in qualche modo volare e entrare, girare attorno a queste figure. Anche questo è un caso interessante di applicazione dell'arte virtuale a una materia, in questo caso storia dell'arte. Ecco, abbiamo per esempio questa geologia.
l'eruzione in Kamchatka. La geologia e le scienze della Terra sono estremamente interessanti, però è chiaro che spesso sono rappresentate con degli schemi che sono assolutamente efficaci e insostituibili per la comprensione di questo fenomeno, però non sono sufficienti per in qualche modo avere una percezione davvero importante di quello che sono questi grandiosi fenomeni sulla superficie della Terra. In questo caso abbiamo un elicottero che ci porta a visitare un vulcano nel Kamchatka e ci fa percepire quanto sia imponente in qualche modo i fenomeni della Terra, i fenomeni geologici. In questo caso vedete un vulcano in eruzione che viene sorvolato fino ad avvicinandosi al cratere. In questo caso, anche qui, vedete diversi tipi di fumo che escono, che possono essere commentati e per spiegare qual è il fenomeno piroclastico, il fenomeno di emissione di gas, e vivendolo, quindi in qualche modo quasi salendo anche noi sull'elicottero e potendo in qualche modo vivere in prima persona questo incredibile fenomeno geologico. Direi, smetterei con le esemplificazioni. Magari ci sono altri commenti, magari possiamo provare a rispondere, oppure proseguiamo con la trattazione dell'argomento. C'è qualcosa di interessante? Sì, ci sono un sacco di domande. Ci chiedono se ci sono risorse open source, poi se ci sono... ecco, un tema interessante è quello dei visori per i piccoli, fino alla scuola primaria non sono consigliati. Allora, io qui vorrei introdurre anche un tema importante. La realtà virtuale non va mai intesa come un'esperienza prolungata. Deve essere un'esperienza intensa e breve. Questa è una delle modalità per cui diventa sostenibile e utilizzabile anche nella realtà nella scuola elementare. Abbiamo appena finito un'esperienza molto interessante sulla educazione alimentare, realizzata con Coldiretti, in cui abbiamo portato i visori di realtà virtuale nelle scuole elementari e ha riscosso davvero un interesse straordinario da parte dei bambini. Ma ogni video dura 2 minuti e mezzo. Non possiamo pensare di utilizzare realtà virtuale per mezz'ora, tre quarti d'ora. Cioè va inteso sempre come uno strumento talmente potente, talmente efficace, che deve essere addirittura contenuto nel tempo in cui viene somministrato, evidentemente. Con questo certo, tipo va somministrato a piccole dosi. Noi abbiamo fatto recentemente anche un'esperienza di formazione in una multinazionale, perché non c'è solo la scuola. In questo momento anche le aziende hanno bisogno di nuove forme di formazione. In questo caso era una grande multinazionale che produce pneumatici, e nella quale abbiamo praticamente messo delle camere su una auto che andava praticamente sulla pista, e grazie alla realtà virtuale si poteva vedere in qualche modo l'efficienza del pneumatico. Oppure abbiamo costruito un canyon gigantesco che era lo stesso pneumatico in cui chi doveva conoscerlo entrava all'interno, entrava negli anfratti per scoprire i dettagli tecnologici. Cioè, insomma, è una disciplina che certamente può essere applicata a innumerevoli contesti. Chiaramente bisogna studiare bene la retorica. Quando noi abbiamo detto all'inizio, è una lezione frontale in cui l'utente dal PC guida per gran parte, o anche in classe con la LIM, in un ambiente virtuale, quindi... E poi, alla fine, ci sono delle piccole esperienze, in qualche modo, individuali col visore, è chiaro che noi siamo convinti che sia questa un po' la formula interessante. Cioè, comunque contenuti interessanti che aiutano a arricchire la lezione normale, frontale. E l'esperienza interattiva diventa, in qualche modo, una conclusione dei momenti della didattica, magari ne puoi fare 2 o 3 durante una lezione, che vanno a potenziare in qualche modo e memorizzare ciò che è stato spiegato precedentemente. Uno dei casi più clamorosi è per esempio un corso antincendio. Noi abbiamo fatto un corso antincendio in cui c'era la classica lezione frontale con le slide. Finita la lezione però si chiedeva a tutti: adesso ti metti il casco e devi spegnere l'incendio. Quindi a quel punto l'esame finale, la verifica, era esperienziale. Dovevi in qualche modo vivere l'esperienza di un incendio e
memorizzando quello che ti era stato detto, metterlo in pratica. Durava poco, anche perché doveva essere molto veloce, nel senso che spegnere l'incendio esige dei tempi molto stretti, bisogna correre. E veniva anche in qualche modo cronometrato per capire in qualche modo se i concetti di fondo che vanno fatti durante quella situazione devono essere in qualche modo rispettati. Ecco, magari ecco, abbiamo alcune indicazioni, suggerimenti su come realizzare dei video a 360 gradi anche in classe, per esempio. Le camere sì, costano poco, oggi addirittura con 150 euro si può già comprare una camera base per fare fotografie e video a 360 gradi, quindi uno strumento davvero alla portata. Sì, sì, ecco, e poi può essere visto caricato su YouTube, caricato su Facebook o caricato in altre modalità e visualizzato con uno semplice smartphone, con un oggetto a basso costo. Quindi, da un certo punto di vista, anche se esistono soluzioni molto più complesse, più interattive, più sofisticate di realtà virtuale, è possibile comunque già oggi utilizzare la creatività e la realtà virtuale in classe, sia fruirla, ma addirittura crearla. Questo secondo me è interessante. Chiaramente vanno considerate alcuni componenti metodologiche, però con un breve corso si potrebbe abilitare alcuni docenti e alcuni studenti, soprattutto, che magari sono anche più abili nel montare un video. A questo punto, invece un video normale, montano una video lezione a 360 gradi. Un consiglio potrebbe essere, per esempio, anche quando si fanno le gite, si ritorneranno a fare le gite o visite didattiche, portarsi una camera 360 e fare un reportage virtuale della visita per poi farlo vivere a chi non è venuto. E questa è una cosa, secondo me, molto interessante. O farla condividere ad altri, anche sui social, tra l'altro, si possono usare queste tecnologie. Facebook e YouTube sono entrambi abilitati con tecnologie video 360 e anche altre. Facebook ha 5 tecnologie di realtà virtuale, in realtà. Allora, vediamo ancora un attimo le domande, perché qui stiamo entrando un po' nel merito di stiamo un po' andando forse un po' in là nel dettaglio, magari vediamo se ci sono altri quesiti che sono da soddisfare, da esaudire. Vediamo un attimo. Sì. Allora, ci chiedono anche sulla disponibilità di risorse in rete. Abbiamo detto che alcune piattaforme mettono a disposizione i contenuti, YouTube è una di queste, bisogna cercare con la parola, col numero 360 in YouTube e si trova poi il canale nel quale sono pubblicati questi contenuti. Anche su Facebook esistono contenuti molto ricchi di questo tipo, e poi ci sono altri contesti dove si possono vedere degli oggetti tridimensionali, ad esempio Sketchfab. Questi sono contesti dove si può andare a fruire e consultare di contenuti, diciamo. Diciamo che ancora non esiste una vera piattaforma con caratteristiche didattiche, però sicuramente c'è molto materiale che un insegnante che ha una certa curiosità e una certa, come dire, creatività può prendere e utilizzare, evidentemente. Sì, devo dire che uno dei nostri obiettivi è proprio cercare di sviluppare una piattaforma, cioè effettivamente si sente l'esigenza di una piattaforma e anche di un sistema di curatela dei contenuti, cioè ci sono molte esperienze internazionali interessanti, ma chiaramente vanno selezionate, evidenziate da una parte, dall'altra invece occorre produrre dei contenuti specifici per la didattica italiana e anche creare delle piattaforme in modo che le scuole stesse cominciano a produrle e condividerle. Sì. Allora, la domanda è: il video creato con la fotocamera a 360 gradi è riproducibile su PC o su uno smartphone? La risposta è sì, e tra l'altro certo, c'è una differenza. Poi ci sono dei player, sono gratuiti, si scaricano. Io quindi posso, nel caso del PC, come ho fatto io, avete visto mentre facciamo le presentazioni, esplorarlo col mouse a 360 gradi. Nel caso dello smartphone, invece, il video viene esplorato muovendo lo smartphone attorno. E se io indosso realtà virtuale, diventa proprio un'esperienza immersiva in cui io mi trovo immerso nel video, sostanzialmente. Sì, chiaramente io lo posso vedere piatto anche sullo smartphone come su PC, solo che muovendolo lo esploro, mentre il PC devo muovere io il mouse. Quando però lo vedo su smartphone, normalmente c'è una piccola icona a lato che rappresenta il cardboard, questa roba qui, la riconosci sostanzialmente. E quest'icona ti permette di dividere lo schermo in due. A quel punto puoi inserire lo smartphone all'interno del cardboard
e a questo punto diventa una vera e propria esperienza in realtà virtuale. Praticamente diventa binoculare, quindi abbiamo, viene diviso in due e viene controllato dal movimento. Le icone diventano degli hotspot sensibili che grazie alla fissazione mediante l'occhio possono essere attivate e quindi ti puoi spostare all'interno dell'ambiente con gli occhi. Una delle piattaforme che sono utilizzabili è anche Street View. Street View consente di caricare e di elaborare fotografie a 360 gradi, chiaramente all'interno della piattaforma Street View, che tra l'altro è il più ampio e ricco ecosistema di realtà virtuale nel mondo. Apro una parentesi, pochi sanno che la tecnologia Street View è nata in Italia, fu introdotta nel 2006 da Tutto Città e l'Italia fu il primo paese mappato con una tecnologia virtuale e Google partì successivamente. Possiamo andare avanti magari con qualche slide della presentazione? È ovvio. Sì, prego, Tiro. Sì. Ad esempio, stiamo lavorando su un concetto di piattaforma, per la realtà virtuale, perché ci sono due approcci. Uno può essere quello di avere delle applicazioni che sono, scaricate nel proprio visore. L'altro può essere quello di avere invece una piattaforma in cloud, quindi online, dalla quale possono essere distribuiti i contenuti. Questa piattaforma deve utilizzare dei formati specifici e può distribuire contenuti che possono essere fruiti a distanza da diversi dispositivi, quindi visore VR, PC, smartphone, tablet e LIM. Diciamo che stiamo lavorando su questo tipo di tecnologia che può essere forse la più adatta per un concetto di didattica a distanza, mentre nelle esperienze precedenti abbiamo usato soprattutto contenuti precaricati con applicazioni all'interno dei visori di realtà virtuale. Un aspetto che vorrei toccare adesso, prima siamo ormai verso la fine della presentazione, è il tema delle persone con disabilità. Abbiamo fatto diverse esperienze molto interessanti. In questi casi le persone hanno una percezione molto interessante, quella del supersenso, cioè persone che hanno magari una sensorialità depressa o comunque deprivata possono avere la possibilità di teletrasportarsi, di viaggiare nel tempo, di vedere attraverso gli oggetti, cioè diventare degli X-sense, degli X-men in qualche modo. E questa è una gratificazione molto importante per persone che hanno per esempio anche difficoltà di spostarsi. E quindi un altro aspetto interessante è che la realtà virtuale è un ambiente formativo sicuro e accessibile, addirittura lo usiamo per fare corsi di sicurezza, quindi simulare incendi, simulare incidenti, simulare la guida stradale e farlo però in un contesto che è in piena sicurezza e quindi anche per persone fragili può essere più accessibile. Appunto accessibile come per esempio ci è capitato di fare applicazioni per monumenti che non sono accessibili, con la realtà virtuale abbiamo reso possibile un ascensore virtuale che consente di salire ad esempio sulla torre o un luogo dove una persona in sede a rotelle non può salire. Pensate che la realtà virtuale è stata e viene applicata anche nell'autismo, ci sono sperimentazioni importanti e consente ad esempio di affrontare uno dei problemi tipici dello spettro autistico che è la difficoltà nella socializzazione. Cosa succede? Vengono create applicazioni di realtà virtuale con le quali la persona si abitua a affrontare contesti che normalmente gli creano ansia, per esempio salire, entrare in una stanza, incontrare altre persone, essere in uno scuolabus, avere tanti bambini che urlano intorno e abituandosi a fare questi percorsi in realtà virtuale, questa esperienza si traduce anche nella vita reale e aiuta meglio a riconoscere queste situazioni anche nel reale e a poterle affrontare senza uno stato di ansia e di panico che invece può essere scatenato. Non dimentichiamoci che come i videogiochi la virtualità può anche essere destare dei vizi, dei rischi. Quindi noi consigliamo sempre di tenere sotto controllo le realtà virtuali e preferire, come dicevamo, esperienze virtuali controllate, brevi, mirate ed efficaci.
Questo è, diciamo, il contesto che andremo diciamo, a definire. Per ultimo vorrei dire due cose. Primo, finirà anche il periodo Covid e quindi ci sarà da pensare anche a una didattica non solo a distanza, come in questo momento. In quel caso le applicazioni della realtà virtuale possono essere di diversi tipi. Una è quella di creare una aula immersiva, quindi un ambiente, come anche qui a Bergamo è stata fatta una sperimentazione, il corner immersivo, dove io posso proiettare contenuti immersivi e teletrasportare la classe in mondi lontani, dalla Divina Commedia di Dante al mondo delle cellule, diciamo, no? Quindi uno spazio in una scuola che diventa un ambiente di proiezione, di teletrasporto immersivo. L'altra esperienza è la Oculus Room, l'aula con dei visori di realtà virtuale che possono avere delle applicazioni al loro interno, magari precaricate, che possono consentire di fare questa esperienza. Siamo arrivati alle 17:29. Nella presentazione abbiamo introdotto anche una piccola bibliografia con link a cose che abbiamo visto e anche a ambienti di approfondimento. Quindi ci sono sia link verso, diciamo, applicazioni che possono essere in qualche modo visitate e utilizzate, ma anche esperienze o contenuti che possono essere fruiti. Abbiamo suggerito anche M9, per esempio, il museo immersivo italiano più evoluto, quando riapriranno i musei, chiaramente, e abbiamo anche suggerito un fatto che si è svolto il mese scorso, il primo premio dedicato alla formazione immersiva a distanza a Lugano, il premio Mebius, e qui c'è un link a vedere quali sono state le applicazioni che sono state presentate. Sono 17:30, saremmo tenuti a chiudere qua il nostro workshop. Posso magari, se avete ancora pazienza, andare a rivedere le domande, vedere se c'è qualcuna altra domanda che è stata direi la risposta fondamentale è sì, credo che la presentazione venga resa disponibile, quindi potete poi rivedere le cose dette, seguire i link e diciamo presentarle. E poi sto leggendo, ecco, piattaforme. Allora, ci sono varie piattaforme. Noi utilizziamo anche piattaforme chiaramente professionali per lo sviluppo di applicazioni e contenuti di realtà virtuale, è un nostro mestiere. Tra l'altro, il creatore di realtà virtuale sarà uno dei nuovi mestieri del futuro, quindi diciamo in un certo senso è anche questa una nuova professione, quindi c'è un aspetto professionale. Poi ci sono delle soluzioni che possono essere utilizzate, alcune vengono offerte da Google, ad esempio, che possono dare possibilità di creare, diciamo, contenuti in modalità guidata. Riteniamo tuttavia che sia ancora un po' da costruire un percorso, e su questo stiamo lavorando, per creare dei tools effettivamente e dei contenuti effettivamente adatti all'utilizzo nell'ambiente scolastico. Questo devo dire che è una cosa che ancora diciamo sta per essere, deve essere ancora realizzata. Ringraziamo per l'attenzione e a questo punto credo che l'organizzazione metterà a disposizione anche la registrazione dell'intervento e anche la presentazione. Va bene, allora arrivederci a tutti, ci rivediamo, se avete interessi potete contattarci, nel senso che noi comunque operiamo in questo settore, quindi continuiamo a effettuare sperimentazioni e ne vedremo di nuove su questi schermi. Arrivederci. Arrivederci, buongiorno, buongiorno a tutti.